Tu spesso ti trovi, soprattutto poi col tuo personaggio adesso più iconico, Sangue Blu, all'interno di personaggi un po' malvagi, chiamiamolo così, e negli ultimi anni si sta avendo questo voyeurismo da parte delle persone che adorano il malvagio, sono molto affascinati dal male. Quindi mi chiedo se tu sei affascinato dal male, quanto Arturo magari è affascinato dal male, che possa essere soprannaturale oppure reale, Certo, che fa decisamente certo. più paura. Ma il discorso è questo, che le paure, sempre secondo me, le paure ci portano verso quello di cui noi abbiamo paura. Come dire, ci sono dei luoghi d'ombra che tutti noi abbiamo. Poi decidiamo dentro di noi, anche in base alla nostra vita, se far uscire la luce o se vivere nell'ombra. Quando noi mettiamo da parte lo spazio d'ombra, poi in realtà appena ne sentiamo l'odore, appena sentiamo la percezione, ci avviciniamo verso l'ombra. È un po' quando, credo che come metafora sia abbastanza giusta, che quando esce il sole noi stiamo al sole. Però poi quando vedi un po' d'ombra tu hai bisogno di andarti a riparare, perché hai bisogno un attimo di riposarti, no? Questo non è che voglio dire che andare verso il male sia una cosa positiva, ma è un qualcosa di estremamente naturale, di estremamente umano. Senza il male non può esistere il bene e viceversa. Quindi sono le due facce della medaglia che albergano dentro di noi e ci affascinano allo stesso modo, perché quando io conosco persone, diciamo che stringo delle relazioni più forti con delle persone buone, con delle persone gentili, perché la gentilezza delle persone mi affascina. Credo che per lo stesso movimento, per la stessa forza, per la stessa energia, no? A volte vedere delle cose di cui si parla del male, sei portato in quella direzione, giusto per capire, anche perché noi siamo molto attratti da quello che non vediamo, da quello che non conosciamo. È un po' come il bambino che crede a Babbo Natale. Se Babbo Natale non lo vede, lui ci crederà sempre. Nel momento in cui vede che non è Babbo Natale, scopre, vede che è un qualcosa di fittizio, che è un parente che è travestito, che non c'ha quella pancia iconica, no? Quella barba, così, capisce che Babbo Natale non esiste e non gli ci crederà mai più. Ma invece se gli fai vedere qualche piccolo dettaglio, una giacca rossa, o se gliene parli, ci crederà e vorrà vederlo, il desiderio è di volerlo vedere perché non lo conosce, quindi noi siamo molto attratti dall'ignoto.